nel 2004 per caso è nato il No Brain. Ci siamo ritrovati tra amici per fare un aperitivo, ha avuto successo e abbiamo deciso di farne di più. Da lì abbiamo organizzato più feste, tutte le feste vanno in beneficenza. È tutto fra amici, tra inviti, è tutto nato per stare insieme a noi perché ci divertiva costruire, realizzare, lavorare insieme. Per cui ogni festa è in un posto diverso, ogni festa ha una scenografia diversa, un'ambientazione diversa. Abbiamo deciso di darci un nome perché funzionava, di fare una onlus, di dare un'istituzione a questa cosa per dimostrare il nostro impegno, perché all'inizio era difficile far capire a tutti che effettivamente quello che donavano andava in beneficenza. Allora, io che sono all'estero sicuramente ho un amore enorme per l'Italia e anche se mi rendo conto che stare all'estero è una ricchezza incredibile, il mio obiettivo è di tornare in Italia. L'Italia lascia un segno.